amichevole, ma lo vedi già con uno spirito diverso. E da questo punto di vista io credo che quasi mi verrebbe da dire che oggi come oggi, se dovessi proprio dire il club che si è mosso meglio, direi il Lipsia, perché ha tirato fuori una serie di giocatori, una serie di chiamate davvero interessanti. Vediamo magari la scheda, così cioè possiamo fare un po' un commento, no? di certamente, ovviamente c'è la prima chiamata, è quella di Xavi Simmons, che è stata una chiamata in prestito, quindi sarà solamente in questo momento per, diciamo così, per una stagione. Ricordiamo che poi dopo il Lipsia aveva già preso Šeško, come vedete qua sono indicativi i prezzi, ma più o meno sono quelli che sono usciti sui giornali, poi chissà quelli realmente nella trattativa. Quindi Šeško, quindi Openda, giocatore comunque che insomma anche inizio mercato è stato avvicinato a club italiani. E poi secondo me tra le sorprese un po' è questa, cioè per me Vizziabù che va via in questo modo, un 2005 che hai fatto praticamente insomma tutto il percorso, arrivi in prima squadra, sì probabilmente in una stagione in cui tolto Messi e in parte Neymar e qualche colpo di Mbappé, mi pare che insomma non è che puoi salvare qualcuno, perché l'ambiente era quell'ambiente che conosciamo, ne abbiamo parlato praticamente per tutta la stagione. Mi è sembrato un po' poco cederla a 15 milioni, mi è sembrata una... ecco, quindi io sono rimasto sorpreso, onestamente. Non so se ci sono all'interno del vincolo anche la possibilità di una ricompra. Però molto, molto, non so, buon per il Lipsia. Ecco, comunque questi sono nomi davvero interessanti. Aggiungiamo anche Carvalho del Liverpool, insomma, si è mosso infatti... in questo momento... Secondo me è il club che dal mio punto di vista si è mosso meglio, si è rinforzato di più. Infatti vi giro l'osservazione, non domanda, di ciao, sperando che intanto l'audio funzioni, ho fatto un reboot del mio sistema di intelligenza artificiale o di stupidità artificiale, che dice: mi sorprende il Lipsia che di solito sviluppa giovani propri, ma Xavi Simmons e Fabio Carvalho sono prestiti secchi, quindi va a valorizzare giovani di altri. Penso che questo sia uno step forse anche necessario a un certo punto, quando una squadra vuole veramente cominciare a tritare, non so come lo chiamare, vincere, imporsi, si può segnare magari un nuovo modo di gestire o è semplicemente parte di una strategia eterogenea? Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma oltre a questi ha preso anche Baumgartner e Seiwald sempre dal sistema Red Bull, quindi dal Salisburgo, ed è un centrocampista molto interessante. E Baumgartner, che dentro il calcio tedesco è un giocatore che ha fatto vedere grosse cose all'Hoffenheim, a livello forse anche un po' altalenante. Quindi, ok, questi due giocatori li ha presi in prestito. Sicuramente ci sono state delle scelte loro ad andare lì, soprattutto di Xavi Simmons, che ha voluto andare lì per potersi sviluppare in un certo modo. Però comunque questo è un grande mercato e Bichabu è un giocatore che... Anche lui, la scelta di andare lì è una scelta molto intelligente, perché questo tipo di difensori con queste caratteristiche in quel sistema si sono sempre sviluppati molto bene. Ecco, però, voglio dire, Forsberg, Dani Olmo, Campbell, Xavi Simmons, Baumgarten, Fabio Carvalho, Aidar, Schlager, davanti, Openda, Timo Werner, Šeško, André Silva, Sorloth, poi Sorloth magari è rientrato, uscirà, però cioè, mi pare veramente una rosa di buonissimo livello, cioè buonissimo è un po' poco anche, cioè, sì. Qui è una squadra forte questa. Sì, Pozzetto direbbe la Madonna, direi quasi, per questa rosa. Sì. Pozzetto è anche Pozzecco, secondo me. È anche Pozzecco, sì. Sì. No, ma veramente, cioè, letti tutti insieme così in fila, porco cane. Tra l'altro, secondo me, dato in mano a Marco Rose, che è comunque un tecnico di sicuro valore, ecco, mi piace tantissimo. Ecco, se devo dire la scelta di mercato, la squadra che secondo me ha fatto meglio fino adesso, io direi proprio questa, il Lipsia. Al di là della filosofia, e come dice, probabilmente è arrivato anche un livello Lipsia che deve un po' alzare, no? E per alzare può
puoi mettere anche qualche prestito, puoi mettere, adesso si gioca per qualcosa ancora di più grande, quindi credo che insomma, ci sia. Beh, lo scorso anno per il Lipsia è stato un anno importante secondo me, perché Rose ha avuto l'opportunità di lavorare dall'inizio e ha fatto veramente bene. C'era una squadra veramente molto solida e molto ben messa in campo, tra l'altro con dei principi di gioco molto chiari. Ha patito un po' il fatto nei momenti chiave della stagione gli è mancato un bomber veramente con numeri importanti. Openda è stato preso per questo. Giustamente, come la chat sottolinea, un'altra squadra che si è mossa benissimo, che va sottolineato, è la Aston Villa,